Pulp Fiction, è un film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Pellicola violenta, lunga, ironica e a tratti surreale, Pulp Fiction mescola generi e linguaggi raccontando eventi e personaggi in un modo del tutto originale. Successo planetario, il film è considerato tra i più influenti della storia del cinema all'epoca, diede nuova linfa alle carriere di Travolta e Willis, lanciando al contempo quelle di Thurman e Jackson. Le vicende di due balordi rapinatori, un pugile rinnegato, due killer improbabili e la moglie annoiata di un boss spietato si intrecciano in un racconto disordinato nei tempi e nei modi nel sottobosco criminale della Los Angeles di metà anni 90. La storia di Pulp Fiction comincia una decina di anni prima della sua realizzazione, e cioè da quando il 23enne Quentin Tarantino, che sognava di lavorare nel cinema ma tirava a campare facendo il commesso in un negozio di videocassette. Scrisse insieme all'amico e collega Roger Avery una storia episodi che sembrava uscita da un numero di Black Mask, una delle tante riviste pulp di cui erano appassionati. Allo stesso modo di quelle pubblicazioni in cui le ovvie vicende investigative si risolvevano in modo banale. Anche le loro storie raccontavano le gesta di un pugile, pagato per perdere, che invece vince e scappa col maloppo, e del killer che si innamora della donna del capo. Gli episodi avrebbero dovuto essere tre in totale, così come gli autori, ma quando fu chiaro che nessuno li avrebbe aiutati. Tarantino disse ad Avery che ci avrebbe pensato lui. Il giovane passò diverse settimane a casa della madre, ma invece di completare la parte mancante di quella storia, ne scrisse un'altra sui dei criminali che a causa di un infiltrato falliscono una rapina e finiscono tutti al Camposanto. Tale storia si trasformò nel 1992 nelle iene, il cui pur modesto, successo al botteghino, mise Tarantino sul taccuino di tutti, i Mamma Santissima di Hollywood, e i suoi script, invece di finire direttamente nella pattumiera, Cominciarono a ricevere la giusta considerazione. Lawrence Bandner, l'amico produttore con cui aveva girato Reservoir Dogs, presentò Tarantino a Danny DeVito, che con la Jersey Films convinse la Columbia Tristar a finanziare lo sviluppo della sceneggiatura in cambio del diritto di prelazione sul film. Con i soldi ricevuti, circa 900.000 dollari, Tarantino si trasferì ad Amsterdam, dove poi lo raggiunsero a Jeffrey, per comporre lo script, che venne inseppato di riferimenti cinematografici. E condito con un linguaggio piuttosto colorito, ma senza dubbio geniale nella struttura, all'interno della quale si muovevano personaggi con un peso specifico diverso a seconda dell'episodio in cui comparivano. La sceneggiatura, vergata da Tarantino su una decina di quaderni con una grafia talmente brutta da sembrare un capolavoro d'arte moderna, fu pronta in un mese. Ma quando De Vito la portò a Mike Medavoy, il presidente della TriStar, questi, dopo aver letto la parte in cui a Marvin viene fatta saltare la testa. Gli disse farfugliando che Cantani come trazione per due anche se fosse super cazzo la aveva lo scappellamento a destra. Il messaggio era chiaro, la Tristar non era più intenzionata a produrre il film. De Vito fece allora un tentativo con la Miramax. Quando gli venne consegnato lo script, lungo ben 159 pagine, Harvey Weinstein esclamò con la sua proverbiale eleganza, che cazzo è questo l'elenco del telefono? Ma, che cazzo Ma dopo è aver questo? letto le prime pagine, il produttore capì di avere in mano una sceneggiatura strepitosa, originale. Diversa dalle ovvietà che gli venivano sottoposte quotidianamente. Poche ore dopo, Tarantino aveva già sotto il naso un contratto che gli garantiva un budget di 8 milioni di dollari. Molti per un film indipendente, pochi considerando le manie di grandezza del regista di Knoxville, che aveva già pronto una lista accurata degli attori a cui aveva espressamente pensato durante la scrittura del copione. Le Iene, Arby Caitel, Steve Buscemi, anche se solo in un cameo, e Tim Roth, che suggerì l'amica Amanda Plummer nel ruolo di Conignetta. Vennero immediatamente coinvolte. Per il ruolo di Vincent Vega, Tarantino aveva pensato a Michael Madsen, il Vic Vega delle Iene. L'attore era però già impegnato nella produzione di Wyatt Earp, e così il regista puntò direttamente su John Travolta. Ormai in declino, l'attore era una scelta tanto forte quanto azzardata per i ruoli precedentemente ricoperti. Tarantino, durante il loro incontro, gli parlò anche di Dal tramonto all'alba, ma Travolta, che quell'anno peraltro rifiutò anche il ruolo di Forrest Gump. Alla fine restò talmente affascinato dal personaggio del killer eroinomane e diede subito la sua disponibilità, facendo una delle scelte più giuste della sua carriera e stipulando con il regista un patto di sangue. Harvey Weinstein, infatti, non voleva travolta nel film o comunque non nel ruolo principale, che sarebbe stato meglio affidare ad una star in auge. Il produttore mise sul piatto Daniel Day-Lewis, William Hart e Sean Penn, nomi che avrebbero fatto gola a qualsiasi regista, ma non a Tarantino, che fece valere la clausola contrattuale di avere l'ultima parola sulla scelta degli attori. Tale fermezza fu mantenuta anche nei confronti di Bruce Willis. Grande fan delle Iene, l'attore chiese a Harvey Keitel di metterlo in contatto con Tarantino per proporsi nel ruolo di Vincent Vega. Durante un barbecue a casa del futuro Mr. Wolf, Willis insisté per convincere il regista, ma questi, tenendo fede alla parola data travolta, non cedette. Tuttavia gli disse che una parte, quella di Butch Coolidge, era ancora scoperta perché Matt Dillon, cui era stata offerta, non aveva ancora accettato. Il giorno dopo Tarantino telefonò a Rusty selvaggio per sapere se e quanto il film gli interessava. L'attore gli disse di volerci pensare su. Un'esitazione fatale, peraltro percepita come altezzosa da Tarantino, che non si fece scrupoli a farlo fuori. Anche perché la scelta di Willis, oltre a dare a Pulp Fiction una spinta qualitativa maggiore, tranquillizzava Weinstein che finalmente aveva sulla locandina la star necessaria per vendere il film ovunque. Virginia Madsen, la sorella di Michael, era inizialmente in cima alla lista dei desideri di Tarantino per il ruolo di Mia Wallace, seguita da Alfred Woodward, Jennifer Beals, Pam Grier e molte altre. Il regista, però, decise di puntare tutto su Uma Thurman, che nonostante l'entusiasmo dimostrato nei suoi confronti, tentennò parecchio prima di accettare la parte. Poco entusiasta di interpretare una fattona turbata dai morti ammazzati e dalla macabra ironia che si respirava nel film. L'attrice era in particolar modo scioccata dalla scena in cui Marcellus Wallace viene messo pigreco mezzi e violentato da due luridi. Fortunatamente per lei Tarantino riuscì infine a convincerla. Il ruolo di Jules Winfield era stato scritto avendo in testa Lawrence Fishburne, che però rifiutò di comparire in un film che, a suo modo di vedere, stimolava l'uso di eroina e in cui i soliti neri venivano scannati e violentati dai soliti bianchi. Samuel L. Jackson, indicato come l'alternativa più forte, Dovette comunque faticare più del previsto per assicurarsi il ruolo. Per l'attore, tenuto in grande considerazione da Tarantino, non era stata prevista alcuna audizione ma solo una lettura per fargli annusare il personaggio. La prova lasciò però al regista più dubbi che certezze. Tornato sul set di Fresh, Jackson venne infatti avvertito da un capusciere corrotto che Tarantino era rimasto meno soddisfatto del previsto e aveva fatto provare la parte anche ad altri, trovando in Paul Calderon un interprete più convincente. Jackson fece allora una telefonata al regista ottenendo una nuova chance. I due attori provarono la parte uno dopo l'altro, ma Calderon, nervoso per aver sostenuto la sua dizione con un assistente a causa del ritardo di Tarantino, convinse molto meno mentre Jackson, stanco ma incazzato e tosto, sfoderò una prova over the top, assicurandosi il ruolo della vita. Calderon invece si dovette accontentare del ruolo di Paul. Jackson, peraltro. Figurava anche tra le prime scelte per interpretare il truce Marcellus Wallace, per cui infine venne scelto Vin Reigns. All'amico Harry Stolz il regista offrì di scegliere uno tra due personaggi che portavano l'accappatoio, quello dello spacciatore Lance o quello di Jimmy, l'amico di Jules. Stolz scelse il primo, mentre Tarantino, desideroso di ricoprire un ruolo, tenne per sé il secondo. Le scene in cui il regista recita vennero dirette da Robert Rodriguez. Le riprese del film cominciarono il 20 settembre del 1993 non ci furono problemi di rilievo se si escludono alcune bizze di Uma Thurman. L'attrice, a disagio di fronte ad un mostro sacro della danza come Travolta, cominciò ad avanzare dubbi sulla canzone e sui passi da effettuare nella scena del ballo, tutti riferibili a film serie e serie tv del passato. Travolta portò pazienza, ma alla fine, vedendo che andava per le lunghe, risolse la questione con la stessa eleganza con cui l'avrebbe risolta Enzo. Posso. Ho fatto balla, come dico lei subito. No, sai, non mi va di ballare! Balla! Eh. L'attrice inoltre fece storia anche nel momento in cui travolta lei inietta l'adrenalina nel petto. Per evitare questioni, la scena venne girata al contrario e poi montata alla rovescia. Con gli attori principali, che si accontentarono di 20.000 dollari a settimana, vennero conclusi accordi separati che prevedevano una percentuale sugli incassi. In questo modo Tarantino poté concentrare molte delle risorse nella confezione del film che lui per primo voleva far apparire molto più costoso di quanto fosse in realtà. Per questo motivo venne utilizzata una pellicola Kodak 50 ASA che avrebbe garantito una qualità eccellente al prezzo di un'illuminazione feroce. Pulp Fiction venne girata a Los Angeles e dintorni sfruttando esercizi commerciali chiusi da un pezzo come l'Hoton Grill o palazzi in via di demolizione, tant'è che quasi tutte le location utilizzate per il film ormai non esistono più. Gli interni del Jack Rabbit Slims vennero invece costruiti appositamente all'interno di un deposito di Culver City, mentre per gli esterni, si usò l'ingresso, di una sala da bowling, anch'essa dismessa da tempo e oggi di proprietà della Disney. Le riprese terminarono a metà novembre 1993, dopo aver girato l'ultima scena, quella del Capitano Coons, interpretata da Christopher Walken. Una volta in sala montaggio furono operati alcuni tagli per ridurre la durata del film, parte della scena in casa Wallace con Mia che riprende Vincent con una telecamera. Fu ritenuta ovvia Wolf che incontra Monster Joe interpretato dal mitico Dick Miller fu invece ritenuta sacrificabile così come un monologo di Lenz sulla gratitudine. Weinstein, entusiasta dopo la visione di prova, decise di fare oline investendo molti soldi per il lancio del film. Per la partecipazione nel maggio del 94 a Cannes, dove Pulp Fiction si aggiudicò la Palma d'Oro, fece sbarcare sulla Croisette tutto il cast venendo incontro ai sordi di appetiti dei giornali scandalistici, creando così una forte attesa. Già con la vendita dei diritti internazionali, Weinstein rientrò dell'investimento, ma quando Pulp Fiction arrivò nei cinema americani a metà ottobre del 94, ebbe la conferma di aver puntato sul cavallo vincente. Vediamo ora qualche curiosità su Pulp Fiction. Nel ricevere trionfalmente la Palma d'Oro, Tarantino dovette fronteggiare anche la contestazione di una signora che durante la premiazione cominciò a urlare che Pulp Fiction era un film di merda. L'attore sorrise, inizialmente e sembrò non fare caso alle scandescenze della donna ma alla fine cedette alla provocazione e la mandò a fanculo mostrandole il dito medio. A fa fanculo va. Il misterioso contenuto della valigetta ha generato negli anni, oltre ad una morbosa curiosità, anche una pletora di teorie fantasiose se non ridicole. Dall'oro purissimo al vestito di Alvis Presley fino all'anima di Marcellus Wallace, venduta all'anticristo. Quest'ultima ipotesi, per via della combinazione, che è 666, e del taglio alla base del collo del boss, Pertugio da cui il diavolo avrebbe sfilato l'anima, è tanto suggestiva quanto farlocca. Perché in realtà nella valigetta c'è solo una lampadina arancione collegata ad una batteria necessaria per creare l'effetto e realizzare nient'altro che un McGuffin. Un oggetto cioè misterioso per lo spettatore, ma determinante per i personaggi e per lo sviluppo della trama del film. E per quanto Tarantino abbia chiarito che nella valigetta c'è qualunque cosa che lo spettatore vuole che ci sia, Roger Avery ha affermato che durante la scrittura della prima stesura della sceneggiatura, al suo interno avrebbero dovuto esserci diamanti della rapina andata storta nelle Iene. Tal idea, però venne infine scartata. Se proprio si vuole parlare di misteri, sarebbe bene chiedersi come Marcellus Wallace, una volta che Butch tiene a bada Zed, riesca ad agguantare il fucile a pompa, già che nessuno gli libera le mani. Per quanto si possa considerare un espediente narrativo, da molti fan è considerato un errore, anche se non grave come quello relativo ai buchi, sulla parete alle spalle di Jules e Vincent. Conseguenza dei colpi esplosi dal miserabile pistolero che esce dal bagno, i fori sono ben visibili, già nell'inquadratura precedente. E già che ci siamo, il killer improvvisato che cerca di sorprendere Giuseppe e Vincent uscendo dal bagno era Robert Arquette, fratello di Rosanna, Patrice e David, all'epoca ancora uomo ma già accreditato nei titoli di coda, col nome di Alexis che prenderà ufficialmente una volta cambiato sesso. L'attrice è scomparsa nel 2016. Vincent Vega è per stessa missione di Tarantino il fratello maggiore di Vic, alias Mr. Blonde. Per un certo periodo il regista ha coltivato l'idea di girare un film dal titolo The Vega Brothers o Double V Vega. Che narrasse la storia dei due fratelli criminali in trasferta ad Amsterdam. Tuttavia, Tarantina è escluso che tale progetto verrà mai realizzato. E a proposito di parentele, secondo la sceneggiatura anche quei due zozzoni di Zed e Maynard sono fratelli. Le modifiche alla sceneggiatura furono tante e avvennero anche durante le riprese: Marvin, ad esempio, doveva essere colpito alla gola e morire dopo una lunga e sanguinosa agonia. Fu travolta a suggerire di fargli esplodere il cranio. La scena sarebbe stata talmente lorda di sangue, concitata e cruda da risultare buffa. Tarantino trovò l'idea geniale e non esitò a girare la scena, in quel modo. Altre modifiche furono forse meno azzeccate e contribuirono a rendere alcuni momenti del film meno chiari. Mentre compra la roba da Lance, ad esempio, Vincent racconta che qualcuno gli ha rigato la macchina. A farlo è stato Butch, per ritorsione, dopo lo scambio, poco amichevole tra i due, nel locale di Marcellus Wallace. Nel film Vincent e Jules arrivano al locale di Wallace, presumibilmente in taxi, dopo la rocambolesca rapina di zucchine e coniglietta, come si deduce dagli abiti e dalla valigetta. Ma nella sceneggiatura tale evento avviene successivamente senza Jules. Vincent arriva infatti da solo e parcheggiando la sua Chevrolet Malibu, accanto ad un'onda civic bianca che è la macchina di Coolidge. Tarantino probabilmente compresse la storia per renderla ancora più legata visivamente, ma così facendo, ha tolto a quel dialogo un elemento chiave per comprenderla pieno. La parrucca utilizzata da Jackson è il frutto di una casualità per caratterizzare maggiormente il personaggio. Tarantino mandò un assistente a comprare una parrucca afro tipicamente anni 70. Questa tornò con una Jerry Curl anni 80. La cosa fece infuriare Tarantino, ma non Jackson, che la indossò e convinse il regista che era la capigliatura più giusta per il personaggio. Il celebre passaggio dal libro di Ezechiele citato da Jules è vero solo parzialmente. In realtà il monologo è solo l'ennesima citazione promossa da Tarantino all'interno del film e che dimostra però la sua sterminata e non banale cultura cinematografica. Nella fattispecie il riferimento è preso dal pannello iniziale del film Karate Kiba, interpretato da Sonny Chiba, star del cinema giapponese, idolo di Tarantino, che qualche anno dopo gli farà vestire i panni di attori Anzo in Kill Bill. Nel film compaiono alcuni brand come i cereali Fruit Brut, già fuori produzione tra l'altro dal 1982, e altri creati appositamente da Tarantino, dalla catena di ristoranti Biccahoon, altri Yaki Donut, fino alle sigarette Red Apple. A riguardo c'è un piccolo aneddoto. Quando venne fatta la prima locandina del film venne maldestramente inserito un pacchetto di Lucky Strike, marchio su cui Weinstein non aveva alcun diritto. I poster vennero allora frettolosamente ritirati e sostituiti da nuovi con un pacchetto diverso. Coloro che però avevano acquistati i primi si sono a quel punto ritrovati tra le mani dei preziosi cimeli che, a seconda delle condizioni, hanno oggi un valore che oscilla tra i 2.000 e i 6.000 dollari. Quando Roger Avery, dopo aver lavorato con Tarantino allo script, partì da Amsterdam per fare il ritorno negli Stati Uniti, era convinto di essere il cosceneggiatore di Pulp Fiction. Non esattamente però la stessa idea della Miramax e dell'amico del cuore. Volendo sfruttare l'eco delle iene intenzionata a dare al film il marchio esclusivo di Tarantino, la Miramax organizzò un voltafaccia clamoroso. Un paio di settimane dopo Roger Avery ricevette una telefonata. All'altro capo del telefono, un avvocato senza pietà nei modi e nei termini, gli disse che nel film lui avrebbe ricevuto i crediti condivisi con Tarantino soltanto per la storia, non per la sceneggiatura. In cambio per lui, 25.000 dollari sull'unghia, prendere o lasciare convinto di essere vittima di un gioco schifoso e tradito da quello che considerava un fratello, Avery non cedette al ricatto e cominciò a urlare. Gli disse che non avrebbe mai accettato una proposta così infame. "Non voglio sapere!" e lo mandò a fanculo. Pulp Fiction è stato un clamoroso successo al botteghino, ha costato 8 milioni di dollari, neanche assati più di 200. A quasi 30 anni dalla sua uscita, il film mantiene un'alta popolarità, una grande considerazione e occupa un posto di riguardo nella storia del cinema. Al di là del cast eccezionale, della storia bizzarra, del ritmo e dello stile, Pulp Fiction rappresenta un unicum che rifugge qualsiasi canone estetico precedentemente formulato. Tanti riferimenti cinematografici, letterari, televisivi e anche pubblicitari a cui, grazie a questo film, venne finalmente riconosciuta quella dignità artistica negata al tempo della loro uscita. Accusata ancora oggi di narrare apologeticamente un'America criminale, violenta e volgare, la pellicola è innanzitutto una grande storia di riscatto e risurrezione. Il riscatto è quello del cesso, non più semplice luogo di urla bestiali e affrori feroci, ma beffardo e atroce crocevia del destino cui si va incontro uscendo. La risurrezione è quella di un killer che abbandona il sentiero della violenza, di un pugile infame che recupera l'onore e salva la vita chi era pronta ad ucciderlo, e di due mezze tacche che hanno imparato la lezione. Condannato ad essere un successo, Pulp Fiction è la seconda opera di uno straordinario talento che ha saputo leggere tra le pieghe della narrativa popolare, riuscendo a trasformare lo sporco del cinema in una pietra preziosa che non perde lucentezza col passare degli anni.